Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 4 di aprile e vi avevo annunciato appunto che oggi c'è una congiunzione. Ce n'è una oggi e poi a maggio ce n'è un'altra e poi alla fine del mese c'è un altro evento cosmico. Ora, l'informazione è questa: se volete avere le previsioni di queste congiunzioni, sotto questo video ci sarà un link che vi porta su un altro sito dove appunto io ho pubblicato le previsioni di oggi. Poi fate come volete. Sapete che io, diciamo, pubblico delle sestine e sono quelle che le sestine delle congiunzioni del mese in corso spesso danno i terni. E se volete sfruttare queste previsioni vi dovete anche iscrivere volendo, se no fate un po' come volete. Dunque, questa è la prima informazione. La seconda informazione che voglio darvi è la seguente. Avevo parlato di un libro, adesso io sto scrivendo qualche cosa, qualche bozza. E diciamo che il titolo è Ritiriamo la fresca, poi ci sarà la mia foto. E non ha niente a che vedere con i software che eventualmente questa tecnologia non è adatta per tutti, no? Perché la tecnologia dei software io per esempio non la so usare, io parlo di me e molte persone come me non sanno usare, magari non hanno il computer o devono farsi aiutare da qualcuno, dai nipoti, dai figli, magari dal vicino di casa che poi si disturba anche, no? E allora io ho detto andiamo all'antica. All'antica cosa vuol dire? Vuol dire che vi faccio un esempio, no? Magari scritto solo con la penna, oppure col pennarello, oppure vediamo cosa mi suggeriscono se lo devo scrivere a battere a macchina, diciamo, no? Per esempio, il mese di gennaio Saturno in Capricorno dal 40 e sempre Saturno in Sagittario dal 50. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il mese di gennaio esce il 4,50 o il 4 col 5. Semplicemente sono due ambiti da giocare. Ecco, funziona così. Questo è il libro che io intendo scrivere. Sempre il mese di gennaio, questi sono degli esempi che faccio. Gli ingressi della Luna sono il 3 col 2. Quindi il 3 col 2 diventa anche il 30 col 20, il 33 col 22, il 13 col 12. Questi sono gli ingressi. Quindi il mese di gennaio uno apre un foglio che non è difficile, è come aprire un giornale e poi c'è tutta diciamo, l'indicazione di ciò che si deve giocare. La cosa interessante anche è che uno non deve fare i conti, no? Io non farò un libro in cui poi vi dovete mettere lì a fare che il primo di Bari devo moltiplicarlo, addizionarlo con quello di Cagliari o quello di Venezia, fare meno 90, trovare le... No, ci sono due numeri da giocare, eccoli qua, a gennaio. A gennaio c'è il 4 col 5, fine del film. Funziona così, almeno la mia tecnica, che non è una tecnica ma una scienza, funziona così. Ora, per quello che riguarda anche questo, vedete, adesso io non ve lo mostro tutto perché non ve lo faccio copiare, vedete? Questa è la catena lunare che io ho disposto, diciamo, sui vari pianeti. La catena lunare non ha 9 numeri, ma ne ha 7. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sulla catena lunare di Mercurio, il numero 4, faccio un esempio, e apro qua, ho luglio, e sempre a Mercurio ho il 4, quindi diventa 44. Sempre a Mercurio il 5, quindi diventa 45 e 44 sarà un ambo che io giocherò a luglio. E giocherò anche il 4 col 5 con i suoi vertibili. Quindi questo è un altro, diciamo, un altro sistema che si può usare molto facilmente. Faccio un altro esempio. Sono sempre a luglio. A luglio vado a cercare la Venere. La Venere ho il numero 5 che
legata, diciamo allineata, mettiamola così, sulla Venere di luglio, che ho il 6, diventa il 5 col 6 e diventa 56. 50, 60, e questi sono i numeri che si giocano in luglio con la catena lunare. Questo è il codice. Vedete, io non ve lo mostro su tutto perché non vi faccio copiare niente. E questa è la storia del, tra le altre cose, è tutto garantito perché, come ripeto, adesso io ho dato delle indicazioni per luglio, per esempio, voi potete andare a vedere, e a luglio dell'anno scorso questi numeri sono usciti. Allora, in questo periodo stanno cambiando molte cose, stanno cambiando molte cose, la vita ci sono dei cambiamenti, bisogna accettare i cambiamenti, bisogna sfruttarli, bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, anche perché io stamattina voglio dirla questa, no? Indipendentemente dal fatto che io ci sia o non ci sia sul web che dia i numeri. Molti di voi che seguite tanti lottologi, i numeri garantiti non li avrete comunque, tutto qua. Cioè, questo è un dato di fatto, è indiscutibile. Allora, l'altra informazione è che su questo nuovo, diciamo, impresa, questo nuovo percorso che sto facendo, adesso si chiamano percorsi, non so perché, ma lo chiamo anch'io così. Vedrò di cosa è successo qua. Vedrò, non dico di recuperare tutti i video di cui vi ho insegnato, vi ho dato delle nozioni, ho fatto dei video molto interessanti, ma comunque io ho tutto memorizzato e pian pianino farò dei video anche qua molto molto interessanti per il gioco del lotto. Che parliamoci chiaro, il gioco del lotto, se non buttano la bomba atomica andiamo avanti a giocare, se no che Dio vuole, siamo sotto questo cielo, siamo tutti su una barca che si sta affondando e affonderemo tutti. Non lo so, o forse magari quasi tutti, non lo so. Allora, oggi c'è questa congiunzione. Il giorno 6, che è dopodomani, vi darò un'altra. No, ve la do oggi la notizia. No, ve la do domani, perché domani è giorno di estrazione. È domani, non oggi. Allora, intanto voglio dire che ci sarà una congiunzione di oggi, è la congiunzione del giorno 4, che se andate appunto dove io metto il link che vi fa vedere un altro sito, voi che giocate al 10 e l'8 potete sfruttare queste previsioni oggi. Perché oggi la congiunzione, mentre invece nell'otto dobbiamo aspettare l'estrazione di martedì o giovedì o comunque la settimana prossima. Bene, signori, finisco qua il video. Come vedete, faccio dei video relativamente corti perché per il momento voglio trasferire tutta la mia conoscenza altrove e questo è tutto. Io vi auguro una strepitosa giornata bellissima, fatta di belle cose. Ciao e grazie.